Benvenuti a edizione di Stadio News 24, in studio Giovanni Mazzola. Seduta all'allenamento mattutina per il Palermo che ha proseguito il percorso d'avvicinamento alla sfida di domenica pomeriggio contro il Sassuolo. Per il rosanero, al tenente onorato di Bocca di Falco, dopo i consueti esercizi di riscaldamento, una seduta tecnico-tattica terminata con una partita in porzione ridotta del campo. Prosegue il programma di recupero degli infortunati in casa a Palermo. Sinisa Anderkovic ha svolto un allenamento differenziato programmato e si è sottoposto alle cure dei fisioterapisti. Fisioterapia invece per Slobodan Rajkovic e Roland Šarlaj. Futuro incerto per Robin Quaison. Lo svedese ha il contratto in scadenza nel giugno 2017 ed è rinnova ancora nemmeno l'ombra. E le sirene di mercato per lui non mancano. Il Birmingham di Gianfranco Zola, club che milita nella Serie B inglese, ha messo gli occhi proprio sul giocatore rosanero. Interesse che potrebbe far vacillare Quaison, che ha ammesso che un'esperienza in Inghilterra sarebbe affascinante. In fermento il mercato del Palermo è in uscita. Se in entrata si registra solo l'arrivo di Stefan Silva, il club rosanero potrebbe muoversi maggiormente sul fronte cessioni. Il Sassuolo, prossimo avversario dei rosaneri in campionato, monitora con attenzione i profili di Edoardo Goldanica e Simone Lofaso. Sul difensore c'è anche l'Atalanta, mentre per il giovane esterno classe 98 la situazione risulta più complicata, vista l'ottima impressione destata nelle partite giocate finora. Giorgio Perinetti, ex direttore sportivo del Palermo, ha parlato dell'attuale momento che vivono i rosanero. Quando vede che le cose vanno male, il presidente le tenta tutte, ammette Perinetti. Zamparini in alcune cose va a distinto, ma quello che pesa in questo momento è la sfiducia. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.